Bentornati alla seconda parte del video dedicato agli urbani paperi. Nella prima parte abbiamo visto alcuni aspetti della vita dell'antica Roma, dalla politica al cibo, senza dimenticare l'intrattenimento e la corsa delle bighe. In questo secondo video, infine, è giunto finalmente il momento per parlare del principale protagonista storico del periodo che ha ispirato gli autori di urbani paperi, Giulio Cesare. Una delle parti più importanti e più corpose all'interno della narrazione di Urbani Paperi è invece la campagna militare portata avanti da Tizio Caio contro i pirati della Levantia, che dal nome suggeriscono essere nella parte orientale del Mediterraneo. Dando per buona la collocazione cronologica del 145 a.C., la conclusione è che i pirati che dominavano la parte orientale del Mediterraneo, in particolare intorno al 145 a.C., erano i Cilici, che avevano ottenuto il dominio del Mediterraneo orientale dopo la caduta del re ellenico Trifone. Per alcuni decenni i romani avevano sostanzialmente tollerato la presenza dei pirati nel Mediterraneo. Questo perché permettevano un rifornimento abbastanza costante di schiavi, sempre utili per le attività più umili della Repubblica. Le cose però iniziavano a cambiare man mano che le attività commerciali via Mediterraneo per Roma iniziano a diventare sempre più importanti. Persino le difficoltà di approvvigionamento delle scorte, come peraltro mi ha raccontato in Urbani Paperi, furono uno dei motivi per cui alla fine Roma decise di muovere le prime campagne militari contro i pirati. La prima di queste risale al 102 a.C., portata avanti da Marco Antonio Oratore, mentre la più importante è quella del 67 a.C., condotta da Gneo Pompeo Magno. Nella pratica, però, fu una guerra contro Mitridate VI, ottavo re del Ponto, uno dei più irriducibili avversari della Roma repubblicana. In effetti, i pirati del Mediterraneo orientale erano in un certo senso il braccio armato di Mitridate, e quindi in pratica la guerra contro i pirati fu una guerra contro Mitridate. È più o meno al periodo di custodizione militare che risale il famoso e per certi versi leggendario rapimento di Giulio Cesare del 64 a.C. In quell'occasione Cesare rimase prigioniero dei pirati per diversi mesi, il tempo necessario ai suoi uomini per andare a Roma e ritornare con il riscatto richiesto. La parte leggendaria è legata proprio alla permanenza di Cesare presso i pirati. Il condottiero, infatti, che era anche un uomo di lettere, passò il tempo a comporre poesie e recitarle ai suoi rapitori e, soprattutto, a ricordare loro che, una volta liberato, li avrebbe inseguiti, catturati e giustiziati. Effettivamente Cesare mantenne la promessa, ebbe però un piccolo ostacolo. Il procuratore dell'Asia, Marco Iunco, si oppose alla richiesta di Cesare di inseguire i pirati e anzi cercò di accaparrarsi tutte le ricchezze che questi avevano accumulato grazie alle loro scorrerie lungo le coste del Mediterraneo. Cesare a quel punto decise di scavalcare il procuratore e agire personalmente contro i pirati, ottenendo uno dei primi successi della sua lunga carriera militare. Proprio il racconto delle peripezie di Roma contro i pirati presenta alcune perplessità, diciamo così, dal punto di vista della rappresentazione dei personaggi da parte di Bacinelli. La prima perplessità è quando incontriamo Valerio, il governatore della Levantia. Questi sostanzialmente si comporta come Marco Iunco, si appropria delle ricchezze accumulate dai pirati con le loro scorrerie. Il suo aspetto però ricorda molto da vicino Giulio Cesare. La cosa lascia un po' perplessi e l'unica speranza è che ciò sia dovuto a un caso e non una scelta ben precisa dovuta al fatto che Cesare non compare in questa riscrittura della storia romana. Altra scelta che lascia perplessi è la rappresentazione dei pirati della Levante, che ricordano molto da vicino dei pirati vichinghi. Il problema è che i pirati vichinghi nel Mediterraneo sarebbero arrivati soltanto diversi secoli dopo.
Abbiamo visto Cesare coinvolto nelle campagne militari contro i pirati. La sua ascesa politica però era iniziata alcuni anni prima, nel 69 a.C., quando era diventato questore, più o meno in concomitanza con la conclusione del periodo di consolato di Pompeo insieme con Marco Licinio Crasso. I tre, d'altra parte, erano destinati a cambiare in maniera irreversibile la storia di Roma. Tra l'altro, Cesare e Crasso furono sempre molto vicini. Questa vicinanza venne probabilmente aiutata anche dall'ingresso nella vita politica romana di Lucio Sergio Catilina, un nobile decaduto, che cercò a più riprese, attraverso una serie di congiure, di ottenere il potere su Roma. Proprio una di queste congiure prevedeva che Crasso diventasse dictator, mentre Cesare il suo magister equitum, in pratica il generale dell'esercito. Questo piano però non ebbe seguito, non si sa se perché all'ultimo si ritirò Crasso, se non addirittura lo stesso Cesare. Sta di fatto che durante le sue indagini Marco Tullio Cicerone incappò nel classico pentito, Lucio Vezio, amico di Catilina. Quest'ultimo fece tutta una serie di nomi e coinvolse persino Giulio Cesare. Cesare probabilmente era veramente coinvolto nel piano di Catilina, però alla fine del processo per tradimento che fu istituito contro di lui, venne scagionato, anche grazie alle azioni dello stesso Cicerone. Dopo lo scampato pericolo, Cesare si presentò alle elezioni del 60 a.C. per poter essere eletto come console, cosa che avvenne nel 59 a.C. Nel frattempo aveva firmato con Pompeo e Crasso un accordo di collaborazione privata che è passata alla storia come primo triumvirato. Non era di fatto niente di istituzionale, ma nonostante questo, i tre, con questo accordo, sono stati in grado di influenzare la politica di Roma per il decennio successivo. Nel corso di questo decennio Cesare rimase coinvolto in tutta una serie di campagne militari, la più famosa delle quali fu quella in Gallia, che si concluse tra il 52 e il 50 a.C. con la sconfitta di Vercingetorige e la definitiva sottomissione della Gallia alla Repubblica Romana. Nel frattempo il triumvirato si era di fatto sciolto a causa della morte di Crasso avvenuta nel 53 a.C. nel corso di una campagna militare in Siria contro i parti. Da quel momento in poi Cesare e Pompeo si allontanarono sempre di più, diventando poi di fatto avversari, con il secondo Pompeo, che era stato scelto dal Senato per contrastare Cesare, poiché c'era il timore, più che fondato come la storia ci ha tramandato, che l'amato condottiero, amato dal popolo, avesse come obiettivo quello di ottenere il potere assoluto a Roma. E infatti questa situazione di tensione esplose in una vera e propria guerra civile, quando Cesare decise di passare il Rubicone, lasciando alla storia la famosa frase «Alea acta est», il dado è tratto. Il passaggio del Rubicone di fatto segnava l'inizio della guerra civile, poiché giusto poco prima il Senato aveva intimato a Cesare di sciogliere le sue legioni e rientrare a Roma da privato cittadino. Attraversando invece il confine delimitato dal fiume Rubicone con il suo esercito personale, Cesare si metteva esplicitamente contro il Senato, diventando un nemico della Repubblica. Come sappiamo, Cesare alla fine vinse autoeleggendosi dictator di Roma, titolo che mantenne fino alla sua morte, avvenuta nel 44 a.C. Inoltre fu anche in questo periodo che Roma strinse dei rapporti con l'Egitto e Cesare con la sua regina Cleopatra VII, nota semplicemente come Cleopatra, e che aiutò a salire sul trono d'Egitto contro il fratello Tolomeo XIII. L'accordo con l'Egitto era importante per Roma perché garantiva alla Repubblica una costante fornitura di frumento e granaglie varie che permetteva di guardare con relativo ottimismo al futuro, scongiurando eventuali periodi di carestia. Dunque, l'elezione di Gastonio a principe di Roma per acclamazione popolare coincide con la proclamazione di Cesare a dictator di Roma, avvenuta nel 49 a.C.
D'altra parte Cesare, come accennato prima, aveva comunque ottenuto, grazie ai suoi successi militari, l'appoggio del popolo. D'altra parte molti degli appartenenti alla sua fazione politica erano dei tribuni della plebe. Allo stesso modo il processo per tradimento contro Paperonio, Paperonoro, può essere sovrapposto allo stesso processo per tradimento contro Cesare. Mentre nel primo caso, in qualche modo, Paperonio, vabbè, non mi sono sentito, ammette la sua colpa, anche se è una colpa per vantaggio di Roma, per Cesare non ne abbiamo una certezza, sebbene tutti gli indizi indichino il suo coinvolgimento nella congiura di Catilina. E in qualche modo il ruolo di Catilina in Urbani Paperi, in virtù del suo essere anch'egli appartenente a una famiglia nobile e decaduta, viene rivestito da Faberio, l'amico di Gastonio, che però cerca in realtà in qualche modo di sfruttare la fortuna e l'ingenuità del papero di Paperopolum. Sarà interessante a questo punto vedere come si svilupperanno le nuove stagioni del progetto. D'altra parte, Faberio molto probabilmente potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella più che probabile caduta di Gastonio. Più che probabile, nonostante la fortuna, considerando che Gastonio sostituisce appunto Giulio Cesare. Inoltre, sarà anche interessante vedere come si svilupperà il rapporto tra Paperonio e Gastonio. Questo perché Paperonio ha ottenuto il Magno nel nome, proprio come Pompeo. E sappiamo che dalla storia Pompeo e Cesare, che prima erano vicini, poi si allontanarono fino a diventare addirittura nemici. Inoltre, non è detto che con questi stessi personaggi gli autori non vadano a sfociare addirittura nel periodo imperiale di Roma. Questo perché, in fondo, Gastonio, come caratterizzazione, è molto più vicino al dionisiaco Nerone, per quanto non sia folle come quest'ultimo, che non al molto più militaresco Giulio Cesare. Certo, è anche interessante notare come lo stesso Cesare, come ci tramandano alcuni episodi più o meno leggendari, si lasciava ispirare nelle sue azioni militari e nel suo desiderio di potere e di grandezza da quanto invece aveva fatto nella sua vita Alessandro Magno. Infatti, a un certo punto, Cesare pensò di se stesso di essere un fallito perché alla stessa età di Alessandro Magno non aveva ancora costruito niente, mentre il condottiero Macedone era addirittura riuscito a realizzare un impero. In quest'ottica, allora, la pecca forse più grande, forse l'unica, di tutto il progetto è quel pizzico di mancanza di coraggio degli autori nel voler invecchiare i personaggi e magari alternare le generazioni per raccontare una storia che si sviluppa veramente generazione dopo generazione. Per contro, però, questa scelta ci permette di avere a disposizione dei personaggi sempre a quelli protagonisti di questa grande storia reinterpretata e compressa. E questo è indubbiamente, dal punto di vista strettamente narrativo, un vantaggio. Personalmente, proprio perché è una reinterpretazione della storia e non vuole essere un racconto della storia, perché altrimenti gli autori avrebbero utilizzato dei personaggi storici realmente esistiti, trovo la scelta non solo comprensibile, ma anche particolarmente apprezzabile e azzeccata. Ovviamente lascio a voi il vostro personale parere, in base alla vostra sensibilità, se per voi, cioè, conta di più avere una storia oppure avere la storia. È sempre, in ogni caso, un equilibrio molto delicato nel genere del romanzo storico. Detto ciò, vi invito caldamente a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Altrimenti potrei mandarvi a casa Picus, più che disposto a raccontarvi la storia romana, quella vera, per come è andata nei suoi fatti, fino agli ultimi e più piccoli dettagli. E sperando che Roberto Trizio, il cui canale ve lo consiglio altrettanto caldamente, non si offenda e anzi si senta simpaticamente omaggiato da questa reinterpretazione del suo saluto finale, non mi resta che dirvi saluti a tutti!